Ciao ragazzi e ciao ragazze. È la seconda volta che registro questo video perché ho il ventilatore acceso e non mi sono resa conto che ogni volta il getto del ventilatore andava sul microfono della fotocamera, quindi praticamente non si sentiva nulla di quello che stavo dicendo. Ora ho riposizionato il tutto, spero che questa volta vada bene, che non si sentano frusci strani nell'audio e niente. Se vedete appunto quindi che si muovono le tende alle mie spalle o che si muovono i miei capelli è perché non ci sono i fantasmi, ma semplicemente perché mi sto sciogliendo e ho dovuto accendere il ventilatore. Non posso aprire il balcone perché passano 10.000 camion, macchine, aerei, elicotteri, di tutto. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi vorrei parlarvi degli intoppi, tra virgolette, che si possono incontrare quando si prende casa, soprattutto in giovane età. Sono quegli intoppi che sono comuni a tantissime persone. Sono capitate a me ai tempi, sono capitate alle mie amiche e quindi volevo appunto parlarne un pochettino con voi. Il primo consiglio che posso darvi in presenza di questi intoppi è quello di non pretendere subito la perfezione. Può capitare nei primi tempi, quando si prende casa e si è in fase di arredarla, di commettere degli errori. Questi errori possono essere dettati dalla giovane età, perché non si sa bene quale tipo di stile di arredamento ci piace, oppure possono essere dettati anche da una questione economica, perché si sa, una casa implica sempre tantissimi costi, sia che l'acquistiamo, sia che la prendiamo in affitto, comporta comunque una serie di lavori iniziali, solitamente, che appunto richiedono delle risorse economiche e solitamente inizialmente ci si arrangia un po', ci si deve accontentare un po', soprattutto per quanto riguarda i mobili. Sicuramente una frase che ho sentito dire a tantissime persone, ma che abbiamo detto anche noi ai primi tempi, è stata: quello lo andrò a sostituire più avanti, oppure quello lo andrò a cambiare più avanti. Per quanto riguarda la nostra esperienza personale, vi dico che noi abbiamo iniziato ad arredare questa casa quando io avevo 23 anni. A 23 anni non avevo ancora le idee ben chiare, nel senso che non mi interessavo più di tanto allo stile di arredamento. Non capivo l'importanza che potesse avere il fatto di andare a ricreare un ambiente nel quale potersi sentire coccolati, potersi sentire a proprio agio. Infatti, ricordo che nel momento della scelta dei mobili feci fare tutto praticamente a mio marito, che all'epoca era il mio fidanzato, e ovviamente andavo anch'io con lui nei vari mobilifici, però non avevo grandi pretese, se così le vogliamo chiamare. Quello che lui sceglieva per me andava bene. Alla fine, arredando inizialmente la zona giorno, mi sono ritrovata in un ambiente che non mi rispecchiava assolutamente. Questo perché mio marito aveva scelto un tavolo nero in vetro, sedie in pelle nere, quadri rossi, divano nero e così via. E io non riuscivo a trovarmi, quindi non è che rientrasse tutto perfettamente nei miei gusti. E ricordo che inizialmente, andando poi in giro, una volta completato l'arredamento della zona giorno, non trovandomi in casa mia, iniziavo a concentrare la mia attenzione su alcuni complementi d'arredo, che sicuramente mi piacevano molto di più rispetto a quelli che avevo a casa. Così piano piano ho attuato delle modifiche, nel senso che per quanto riguarda il tavolo, quello che avevamo lo abbiamo venduto a una coppia di nostri amici. Per quanto riguarda le sedie nere in pelle, sono andata a rivestirle con dei coprisedie acquistati da Maison du Monde bianchi.
Per quanto riguarda i quadri rossi, sono andata a venderli e li ho sostituiti con altri in stile shabby chic che mi piacevano molto di più. Ora, so che direte, ma hai fatto tutto tu, ma non hai tenuto conto dei gusti di tuo marito. Allora, mio marito è una persona che mi lascia molto libera nel scegliere, perché comunque si fida dei miei gusti, poi a lui più di tanto non interessa, per lui basta che ci sia un divano e una televisione ed è tutto perfetto. Quindi diciamo che piano piano ho fatto queste piccole modifiche senza spendere tantissimo, che mi hanno comunque permesso di ricreare un ambiente più confortevole, anche perché tra i due quella che passava più tempo in casa ero io e non mi trovavo assolutamente in questo ambiente che per me era un po' cupo, era un po' freddo, non lo so, non lo sentivo accogliente. Per quanto riguarda il divano, non siamo andati a cambiarlo assolutamente, abbiamo tenuto il nostro scelto inizialmente anche perché è molto comodo e sono andata semplicemente a ricoprirlo con dei teli bianchi e dei cuscini un pochettino più sullo stile classico. Ed è avvenuta una trasformazione fenomenale spendendo pochissimo. Ritornando all'insoddisfazione che si può avere inizialmente quando si prende casa e si inizia ad arredarla, questa insoddisfazione può riguardare un po' tutto, può riguardare appunto un divano del quale magari ci siamo dovuti accontentare proprio per una questione economica, oppure può riguardare, non lo so, il colore di una parete, ad esempio. Per quanto riguarda le pareti della camera da letto, sempre in riferimento alla nostra esperienza personale, siamo rimasti davvero fregati, se possiamo dirlo, sì, siamo rimasti fregati. Avendo speso tanto per le decorazioni dei muri della cucina, rivolgendoci a un colorificio specializzato, per la camera da letto abbiamo deciso di andare un po' al risparmio. Ci siamo così rivolti a Leroy Merlin, dove appunto ci è stata data frettolosamente una cartella di colori da poter scegliere. L'idea era quella di scegliere il colore carta da zucchero. Ho trovato questo colore sulla cartella, l'ho mostrato all'addetto che in quel momento ci stava servendo e niente, lui ce l'ha preparato, noi lo abbiamo portato a casa e non abitando ancora in questa casa ci abbiamo messo un pochettino prima di utilizzarlo. È tipo passato un mesetto circa, 3 settimane, un mesetto. E ricordo che quando poi è stato ora di dare appunto il bianco alle pareti, di imbiancare, tinteggiare le pareti, era una domenica, mio marito era qui a casa, tranquillo, e mi manda un messaggio dicendomi che non era tanto convinto del colore, anche perché noi abbiamo un palchetto qui in camera da letto tendente al grigio. Al che gli chiedo di mandarmi una foto e niente, praticamente siamo rimasti un pochettino sconvolti, se così si può dire, perché il colore che ci era stato venduto non era assolutamente il tipo di colore che noi avevamo scelto. Infatti, come vedete, è un celeste molto chiaro. Noi avevamo scelto appunto un carta da zucchero che era un pochettino più scuro, un pochettino più elegante, se vogliamo definirlo in questo modo. Non essendo ancora la camera da letto arredata, perché avevamo soltanto il palchetto, c'era un contrasto notevole tra il colore del muro e il colore del palchetto, cosa che io non riuscivo proprio a vedere. Infatti ero andata un pochettino in crisi, un pochettino nel panico, però trattandosi di un periodo in cui stavamo spendendo tantissimi soldi, per ristrutturare casa, mi sono accontentata. Alla fine, acquistando poi dei mobili bianchi, è venuto fuori un bel effetto, però quando abbiamo completato casa, quando siamo poi venuti a vivere qui, la prima cosa che mi sono detta che avrei voluto cambiare era appunto il colore delle pareti. E infatti adesso poi lo faremo, ma non tanto per una questione estetica ormai perché l'occhio si è abituato, ma piuttosto per una questione di muri che ormai si sono sporcati, un po' per la polvere dei termosifoni, un po' per le gatte che tendono a arrampicarsi sui muri per uccidere i moscerini, però vi dico che inizialmente era stato un bel colpo.
Il mio consiglio, essendoci passata in questa prima fase che potrebbe essere caratterizzata un po' dall'insoddisfazione, è quello di non entrare nel panico, è quello di avere pazienza, perché tanto nel tempo, vivendo la nostra casa, capiremo quello che ci piace di più, sia a livello di estetica, ma anche e soprattutto a livello di funzionalità. Un altro esempio che posso farvi e che riguarda la nostra situazione è la cucina. Noi inizialmente acquistammo una cucina da Mobilandia, ci trovammo abbastanza male sia per quanto riguarda il montaggio, perché gli addetti che erano venuti a casa nel effettuare il montaggio erano stati un po' troppo maleducati, non prestavano attenzione al montaggio o comunque al fatto di non rovinare tutto quello che c'era intorno, come i muri, come il pavimento. Ricordo ad esempio che trascinarono il carrettino in ferro sul pavimento. Fortunatamente il nostro pavimento è molto resistente, però se fosse stato un pochettino più delicato sicuramente lo avrebbero rigato completamente, anche perché il rumore che questo carrettino faceva sul pavimento era una cosa fastidiosissima, quindi ripeto, se fosse stato più delicato lo avrebbero rovinato completamente. Tra l'altro, nel montare la cucina gli era caduta la cappa, l'avevano completamente rovinata, però vabbè, questo è tutto un altro discorso perché non è proprio responsabilità del mobilificio, anche se queste persone dipendevano dal mobilificio, però ci siamo trovati male sia come tempistica di consegne, ma al di là di tutto anche per quanto riguarda la struttura iniziale che aveva la nostra cucina, perché non sapendo ancora come sarebbe stato vivere in una casa di ridotte dimensioni, ci siamo affidati al modello standard che era lì in negozio, e questo modello era caratterizzato da questo forno che praticamente rimaneva alto e andava a portare via tantissimo spazio a livello di appoggio per quanto riguarda il top. Praticamente c'era il lavandino che era molto piccolo. Poi c'era un pezzo di top, l'angolo cottura, e poi c'era appunto questo forno che rimaneva alzato e che di conseguenza andava a interrompere il top, e mozzava completamente l'utilizzo, diciamo, del top. Di conseguenza, quando poi mi sono ritrovata a cucinare, era una cosa veramente scomodissima perché non sapevo dove appoggiarmi, e tra l'altro poi anche a livello di organizzazione degli armadietti erano molto scomodi, mal strutturati e non riuscivo a sfruttare pienamente gli spazi. Così poi in seguito, dopo aver affrontato la spesa iniziale, che era abbastanza consistente, un annetto e mezzo circa dopo, quando eravamo un pochettino più tranquilli dal punto di vista economico, siamo andati poi a sostituire la cucina e abbiamo appunto preso quella che abbiamo ora, con la quale ci troviamo molto bene e che è stata progettata appositamente in base alle nostre esigenze. In questa prima fase, un consiglio che vi posso dare, specie se non sapete ancora bene, non avete ancora capito bene qual è il tipo di stile di arredamento che più vi piace, è quello magari di accettare, non so, le sedie dalla zia, che magari lei non utilizza più, oppure, non so, il comodino della nonna, che lei appunto non utilizza più. Cioè, praticamente non dire no a questi mobili perché andrete sicuramente a risparmiare, e una volta che poi capirete quello che veramente vi piace, potrete andarli a sostituire senza avendo poi grossi rimorsi perché avete speso tanto. Altra caratteristica, altra situazione che potrebbe inizialmente farvi andare nel panico è quella di non riuscire subito a trovare una posizione giusta per i vostri mobili. Sicuramente non riuscirete al primo colpo a trovare la parete perfetta per il vostro quadro, piuttosto che per la vostra scrivania oppure per il divano. È successo anche a noi, abitando in una casa piccola, non abbiamo avuto molte possibilità di spostamenti perché i mobili sono un po' tutti su misura. Ad esempio, non potremmo andare a sostituire il divano con il mobile che c'è appunto in sala perché come spazio non si incastrerebbe e non starebbe bene esteticamente. Però vi dico che, ad esempio, a me è successo per un tavolino.
il mio spostamento continuo si è sfogato tutto su un povero tavolino che nel giro di 4 anni è passato in tutta casa, addirittura è arrivato in bagno, qui in camera da letto, e alla fine adesso è finito sul balcone proprio perché non riuscivo a vederlo da nessuna parte. Non mi dava soddisfazione da nessuna parte, non riuscivo a trovare un suo angolino. Per quanto riguarda una casa più grande, vi posso raccontare l'esperienza di mia madre, che è veramente un'esperienza particolare, perché abitando in una casa che è tipo 10 volte la mia, l'ho vista negli anni spostare continuamente un sacco di mobili. Ricordo che una volta arrivai a casa da un esame che avevo dato all'università e mi ritrovai in camera mia, la scrivania al posto del letto, il letto tra le due finestre, insomma tutto completamente spostato. Addirittura una sera rientrai a casa dopo essere uscita con il mio fidanzato dell'epoca ed ero al buio per non svegliare tutti quanti. Sono andata in bagno, mi sono lavata e poi sono andata in camera completamente al buio e niente, cioè, mi stavo per ammazzare perché il letto non era più al suo posto, quindi ho veramente rischiato grosso. E oppure ad esempio il tavolo della cucina, a volte si trova nella sala da pranzo, altre volte lo sposta davanti al camino, insomma, è un continuo spostare. Questa cosa dello spostamento sarà un vizio che potrete avere anche negli anni successivi, ma che soprattutto vi perseguiterà all'inizio. Però è tutto normale, ci vuole anche in quel caso il suo tempo. Un altro errore, se così vogliamo chiamarlo, diciamo più una tendenza iniziale sarà quella, in fase di scelta dell'arredamento, di copiare la casa vista da una persona che si segue su Instagram piuttosto che la casa vista da una rivista. Allora, il mio consiglio è quello di prendere spunto, ma non copiare completamente l'arredamento e lo stile di altre persone. Inizialmente potrà sembrarvi un'idea geniale, potreste, diciamo, essere convinti di andare sul sicuro perché avete visto quel tipo di arredo, quel tipo di colori in un dato ambiente e quindi siete tranquilli perché pensate che sicuramente farete una cosa buona. In realtà non è così, perché poi nel tempo, con gli anni, il vostro gusto personale inizierà ad uscire fuori, se non subito, perché potrebbe capitare anche dopo pochi mesi dall'inizio della vostra nuova vita nella vostra casa, e si creeranno così degli stili misti. Perché se il vostro gusto personale poi coincide con quello adottato, allora sarete tranquilli, però solitamente una cosa che ho notato, che mi è stata anche raccontata, è che nel tempo si creeranno all'interno della vostra casa un mix di stili diversi che magari tra loro non vanno assolutamente bene. Un esempio che posso farvi è quello della mia amica, lei me lo dice sempre che se tornasse indietro non lo farebbe più. Allora, loro hanno comprato casa prima di sposarsi e quindi c'era anche lì un po' di inesperienza. Ed è andata a prendere inizialmente una cucina, no, inizialmente hanno acquistato una cucina che è stato il primo acquisto per la loro casa, in legno, quindi una cucina classica in legno scuro, perché l'aveva vista a casa della cognata, le era piaciuta tantissimo e quindi voleva prenderla anche lei. L'hanno presa, il tempo di far montare questa cucina, il tempo di completare le altre camere, la ristrutturazione delle altre camere, i gusti sono un pochettino cambiati e di conseguenza alla fine si è ritrovata con un soggiorno e anche il resto della casa in uno stile completamente moderno, bianco laccato lucido, e una cucina classica marrone scura. Hanno tenuto quello ovviamente perché è costata un bel po'. Però lei mi dice sempre che se tornasse indietro non si farebbe più influenzare. Quindi ok all'ispirazione, che potrebbe riguardare ad esempio il colore di una parete, che più avanti potrete andare a cambiare senza spendere grosse cifre, oppure anche un singolo mobile, magari il mobiletto visto a
casa di qualcuno che è dell'IKEA, però poi appunto vi consiglio di ispirarvi, ma non di copiare completamente, ricreare completamente degli ambienti visti a casa di altri, perché difficilmente nel tempo rientreranno poi nei vostri gusti personali, specie se la vostra scelta iniziale è stata dettata dall'inesperienza. Infine, un'altra tendenza che ho notato in molte persone e ho notato soprattutto in me riguarda gli acquisti compulsivi. Inizialmente, appena presa la vostra casa, sarete trasportati dalla voglia di acquistare di tutto e di più. Complici anche negozi come Maison du Monde, Co-import, vi renderete conto di aver comprato più del necessario quando sarà ora di spolverare. Non scherzo, cioè sembra veramente una cavolata questa, ma è la pura verità. Io ricordo che inizialmente, soprattutto dopo aver cambiato e messo un po' di mio nell'arredamento, ero presa dall'euforia e ogni volta che andavo da Maison du Monde spendevo sempre delle cifre esorbitanti, prendendo candele, prendendo soprammobili banalissimi, portagioie. Alla fine, ad esempio, per quanto riguarda i portagioie, mi sono ritrovata con quattro tipi di portagioie diversi, di quali non me ne facevo niente perché me ne bastava uno in realtà, così poi li ho regalati. Oppure, non lo so, le candele sì, sono quelle che fregano tantissimo, oppure 100.000 cestini per la casa, dei quali poi in realtà non me ne sono fatta niente, e così via. Quando poi ho iniziato a vivere la mia quotidianità e ho iniziato a pulire, mi sono effettivamente resa conto che più della metà degli oggetti avrei potuto lasciarli in negozio e avrei sicuramente risparmiato. Però non mi pento di averli acquistati, perché quando l'ho fatto ero davvero felice. Era stata una felicità immensa entrare in questi negozi bellissimi e comprare di tutto e di più. Però nel tempo state tranquilli, non abbiate rimorsi o sensi di colpa, perché questi sono soldi che vanno spesi per la vostra felicità. Nel tempo, ripeto, limiterete i danni sicuramente. Quindi a questo punto ho terminato di elencarvi sia gli errori ma anche le tendenze principalmente di comportamento che avrete, soprattutto se si tratta della prima casa. E ditemi se anche voi vi siete ritrovati in questo mio racconto, se anche a voi è successo di non essere pienamente soddisfatti inizialmente del tipo di mobile scelto, piuttosto che del tipo di arredamento, oppure se avete accettato mobili di seconda mano per risparmiare inizialmente. Io vi ho raccontato un po' le nostre esperienze, la mia esperienza traumatica nel ritrovarmi in una casa che non sentivo mia, traumatica ovviamente sempre tra virgolette, non pesiamo sempre troppo le parole. Bene, io vi mando un bacione, visto che siamo arrivati alla fine di questo video, e noi ci vediamo molto presto.